Stiamo per vedere un nuovo yacht e questa affermazione è valida oggi mentre registriamo questo servizio, ma in realtà risulterà valida anche tra alcuni anni, perché uno yacht OTAM ha uno stile che non invecchia. Questo modello è OTAM 70 HT ed è diverso da ciò che vediamo abitualmente e fuori dal coro, non segue alcuna moda. E sapete perché? Perché solo così si diventa un'icona. Lo scafo è stato disegnato ancora una volta da Umberto Tagliavini e ciò ci rassicura sotto ogni aspetto: solidità, prestazioni, comfort. Sapete qual è l'ultima frontiera del super lusso nel settore delle auto? Farsi costruire una vettura unica al mondo da un celebre marchio, disegnata in esclusiva per un solo cliente. Giuseppe Bagnardi, designer di Hypercar One-Off con un passato nelle più importanti case automobilistiche europee e la sua PG Design Firm, hanno disegnato interni ed esterni di questo modello, partendo dalla storia di OTAM, per innovare lo stile, mantenendo però la tradizione. Il profilo ricorda un'auto sportiva, una di quelle con il cofano rialzato per dare spazio al propulsore sovralimentato. La stessa sagoma è riproposta sulla tuga. La linea che collega tutte le finestrature sullo scafo dona invece classicità ed eleganza. Trovo molto aggressivo il design del pozzetto, una zona che non sempre viene valorizzata esteticamente. La poppa può essere completamente diversa, per esempio con un bel prendisole. Sul tetto la grande presa d'aria centrale che, vista dall'alto, ricorda una manta, le cui ali si congiungono con il montante che scende sul trincarino. Lo scopo è far affluire tanta aria fresca in sala macchine, non solo per raffreddarla, ma per dare ossigeno alle camere di scoppio e far rendere al meglio i motori. Il parabrezza è la porzione di una calotta sferica. Tutto ciò che vediamo è stato fatto in-house, con la cura tipica del Made in Italy, da esperti artigiani. Per capire cos'è effettivamente questa barca, dobbiamo comprendere la filosofia del cantiere. Costruiscono ogni yacht intorno alla sua dinamica e al suo armatore. Ciò che conta più di tutto in una barca a motore sono la sala macchine e il sistema di propulsione. Hanno la stessa importanza i desideri dell'armatore e fanno di tutto per realizzare i suoi sogni. Basta sedersi nella postazione di comando per capire che cos'è uno yacht OTAM, fusione di arte e tecnologia. L'allestimento, il design, le prestazioni, tutto viene deciso dal cantiere insieme al futuro armatore. Di ogni modello possono fare la versione che volete, con hardtop o senza, open o semi-open, con fibra di vetro oppure aramidica o di carbonio, con garage per il tender o senza garage, con motori potenti oppure potentissimi. Gli interni sono stati disegnati con l'armatore, ma conservano il carattere di OTAM. Vengono costruiti a mano e a bordo, così riescono a rifinirli con maggiore precisione e a eliminare le vibrazioni. Potete scegliere il layout che volete, il numero, la disposizione e la grandezza di tutti i locali. OTAM realizza un prodotto diverso da quelli di serie e cantieri come questo sono oggi una rarità. Sotto coperta si possono avere fino a 3 cabine matrimoniali, conservando comunque uno spazio adeguato per la cucina. Il decor interno è scuro, aggressivo, prevalgono i toni grigi e il nero, ravvivati però dal turchese. Nei bagni c'è una consistente presenza di teak, sembra di essere in una spa. Il marmo nero Marchigna è stupendo, ma pesa. E guardate lo spessore delle porte, 7 centimetri. Il pavimento di cuoio è in verità poco marino, ma spettacolare.
Il pagnolato invece è tutto sullo stesso livello e questa caratteristica è proprio nautica. C'è dell'altro. Anche l'equipaggiamento tecnico è stato modellato sull'armatore. Quadri elettrici maggiorati per avere un livello di sicurezza superiore e serbatoi del carburante di capacità incrementata dai 5.500 litri standard a 7.000 litri, il doppio di altre simili barche. Insomma, questo esemplare è parecchio pesante e di questo dobbiamo tenere conto tra poco in navigazione. Sul primo OTAM 70HT abbiamo due motori MTU 12V2000M96X della potenza di 2000 cavalli ciascuno. Sistema di propulsione con eliche di superficie OTAM Rolla e le trasmissioni sono Arneson ASD14. Procedura di planata senza gli interceptor con i trim delle propulsioni completamente abbassati e poi gas. Esce dall'acqua senza correzione d'assetto. Incredibile. Sentite? È partita la prima turbina e stiamo per entrare in planata. Ok, ci siamo. Minima di planata, 18 nodi. La carena è la sorella di molte altre disegnate sempre da Umberto Tagliavini per OTAM. Questa però ha una V di prua ancora più profonda e l'angolo dietro in corrispondenza dello specchio di poppa è di ben 21 gradi. Un armatore o un comandante? Beh, certo non sceglie volontariamente di navigare sul mare mosso. Ma siccome OTAM sa che questo può accadere, soprattutto nei lunghi trasferimenti, dà la possibilità di andare sul mare mosso anche velocemente. Insomma, quando ci sono le onde e gli altri soffrono, se voi avete un OTAM, vi divertite. Motori a 1900 giri minuto, siamo intorno ai 33 nodi. E non ho fatto nulla, cioè i trim sono ancora nella posizione più bassa e gli interceptor sono scesi del 20% soltanto. Ok, forse qua si può dare un po' di trim. Ah sì, sentite come cambia anche il rumore? Il motore è a meno carico. Non dovete temere di correre sul mare mosso perché è costruita facendo una maniacale attenzione alle strutture di rinforzo. Intanto è realizzata con resina vinilestre e fibre aramidiche. E poi le paratie sono strutturali e sono collegate sia allo scafo che alla coperta per formare un monolite. È quello che fa durare la barca nel tempo, anche se naviga a lungo e in situazioni difficili. In aggiunta, anche le casse di tutti i liquidi sono strutturali. Intorno ai 2100-2150 giri minuto, 41 nodi di velocità. L'esperienza di questo cantiere nelle competizioni fa sì che sappiano esattamente come deve essere distribuito il peso lungo l'asse longitudinale e questo significa ottenere un bilanciamento perfetto e riuscire a impostare delle virate impeccabili, sicure, a qualsiasi velocità. A questa andatura, intorno ai 40 nodi, il consumo è di circa 16 litri per miglio e siccome abbiamo la capacità del serbatoio del carburante di 7.000 litri, riusciamo a percorrere oltre 400 miglia, 430 circa, in totale autonomia. Sì, però se hai una barca del genere, non ti interessano i consumi, ti interessa godere. E allora, giù la manetta e su il trim.
ci sono le prese d'aria dinamiche, ma c'è anche una ventilazione forzata in sala macchine, ci sono gli estrattori in funzione in questo momento, perché dobbiamo dare tanto ossigeno a questi motori per farli arrivare al loro massimo regime, 2420 giri minuto, e alla massima velocità all'imbarcazione, 46 nodi. Ora, se questo scafo fosse stato costruito secondo le specifiche del cantiere e quindi fosse più leggero, sono certo che raggiungerebbe i 50 nodi. Se poi volete esagerare, beh, sappiate che OTAN vi può montare qui sul 70HT anche due motori Caterpillar da 2400 cavalli ciascuno. Fatelo e poi ditemi che velocità avete raggiunto.